L'altro aspetto è il paragonarsi, perché il paragonarsi a altre persone, visto che ognuno di noi è unico, okay? È unico nel suo genere, non deve valutare l'altro e dire, ed essere anche invidioso degli altri. Io non devo assolutamente paragonarmi a un'altra persona e rosicare perché lui ha avuto del successo in un modo e allora devo provare assolutamente. Bisogna concentrarsi su se stessi. Se voi vi concentrate su voi stessi e cercate di capire realmente come funziona voi, come funzionate voi e quali sono i vostri obiettivi, gli altri, poi saranno gli altri a rosicare nei vostri confronti. Nel senso che dovete veramente andare avanti e cercare di non guardare gli altri, ma guardare il vostro, fissarvi i vostri obiettivi e cercare di arrivare a quegli obiettivi. A quegli obiettivi più o meno velocemente rispetto che ad altre situazioni. Quindi potete anche farcela, potete anche non farcela, però non bisogna guardare gli altri. Non bisogna dirgli ah, perché quello ha fatto il render così e io non capisco perché, scusate il francesismo, quello stronzo adesso lavora lì. Fino a che si punta il dito sugli altri e essendo invidiosi non si arriverà mai da nessuna parte. Dall'altra parte bisogna anche fregarsene. Fregarsene è un bene nel senso che io spesso, diciamo a livello lavorativo e a livello di web, io vi ho detto che l'immagine che diamo di noi stessi online è fondamentale, ok? È fondamentale in tutti i modi. Onestamente, il mio profilo di Facebook, io so che ci posto le cazzate, quelle tra che sono visibili agli amici e quindi me ne frego ampiamente delle cazzate che io posto, ok? Come anche quello di Instagram, io posto delle cazzate, è una cosa che sta online e chi se ne frega, me ne frego altamente. Come me ne frego delle persone che magari gli fai una critica, perché è successo anche questo, uno fa una critica e poi ti risponde privatamente dicendoti che te non capisci un cazzo, che te non sai cosa vuol dire fare questo determinato. Ma onestamente io me ne frego di una persona che non riesce ad accettare una critica costruttiva, perché comunque anche nel fare le critiche bisogna essere sempre molto costruttivi. Non si può dire questa cosa fa cagare senza motivarla, ok? Se te mi dici, se io per esempio posto un'immagine e te mi dici guarda, questo render mi fa cacare, ok? E basta, non perché? Cioè, dimmi perché? Cosa c'è di sbagliato in questo render che ti fa schifo? Uno può dire tutto, oppure perché sì. Oppure dire non è il mio gusto, ma allora quello non è una critica, quello è un parere personale che uno, in base al tuo gusto, vai a dire che questa cosa non ti piace. Anche a me non piacciono le scarpe o non mi piacciono le macchine o non mi piacciono dei televisori di determinati brand, ok? Però non è che dico fa cagare, dico che non mi piace, basta. Poi, dall'altro invece dire, guarda, questa cosa non è fatta bene perché secondo me nella modellazione di quel determinato pezzo potevi farlo diversamente e qui c'è un errore dato dalla luce, allora è una critica costruttiva, una critica che va presa. Ma se poi questa persona o voi scrivete in privato, sono incazzato con te perché mi hai criticato il render, tu sei, non capisci nulla della mia vita, eh? Onestamente, io me ne frego anche di quello che uno può poi riportare tra i vari amici, tra le varie discussioni online. Se andiamo a cercare, per esempio, ve la butto lì, poi fate voi, nel senso cercatela voi. In Italia ci sono delle scuole di computer grafica, ok? Se cercate alcuni nomi di queste scuole di computer grafica, noterete sicuramente dei commenti positivi e dei commenti negativi, come in tutto ci sono dei commenti positivi e dei commenti negativi. Ma secondo voi, ma a una scuola
italiana, o comunque mettiamo una scuola straniera, facciamo un nome a caso che probabilmente è quasi intoccabile, ok? Vi dico la Gnomon, ma secondo voi alla Gnomon, se uno studente su 100 gli lascia un commento negativo, gliene frega qualcosa? Secondo me no, perché intanto ha 99 studenti che continuano a pagargli una cifra allucinante. Poi magari nella formazione spesso succede questo, succede che io non mi trovo bene con un docente, io non mi trovo bene con un metodo che questo docente ha nello spiegare, ha nell'affrontare la discussione, ha nell'affrontare gli argomenti. E quindi di conseguenza posso anche non essere contento, posso anche non trovarmi bene con lui, però sono magari uno su un numero molto elevato. Il problema è quando c'è l'opposto, quando 100 studenti. Su 100 studenti, 99 dicono che non è un buon istituto di formazione e uno dice che invece è perfetto. Allora, in quel caso, allora è diversa la questione e non bisogna fregarsene, però bisogna imparare a fregarsene di quello che gli altri dicono di noi, bisogna imparare a fregarsene di quello che succede intorno a noi, paragonandoci anche ad altre persone. Facendo in questo modo, abbiamo la possibilità di lavorare e di poter riuscire anche ad arrivare ad altri livelli. Altro aspetto, bisogna fregarsene delle persone che cercano di buttarvi giù. Io su tanti progetti personali e non ho spinto tanto e ho avuto anche una visione futura, ok? Quindi io ho investito molto nel senso che ho detto bene. Creo questa cosa, creo questo progetto. Questo progetto, secondo me, da qui a 5-10 anni, quindi avendo una visione futura, perché se non si ha la visione, se si ha la visione dell'immediato, senza offesa, chiudete tutto, baracca e burattini e dedicatevi a un'altra cosa, magari a vendere prosciutti o a fare le USB per cani e gattini. Se invece avete questa visione del futuro, quindi uno dice io investo su me stesso questo determinato tempo, magari vado a fare anche uno stage, magari vado a provare a fare quest'altra cosa, magari provo a fare determinati passi che mi permettano da qui a 10 anni di avere qualcosa. Sicuramente è l'ideale, però bisogna fregarsene di quelli che invece vi remano contro, di quelli che, ma tu, ma qua, ma là. Bisogna un attimino essere forti e avere una visione differente. Netflix, se andate a leggere la vita della società e com'è nata, quindi bisogna anche avere questa, no? Avere la coerenza, fregarsene, avere la visione per il futuro. E altra cosa che non bisogna fare tra il fregarsi e il paragonarsi è leggere le vite di successo delle persone che hanno avuto successo. È inutile che io mi legga la vita di Bill Gates o la vita di Steve Jobs o la vita di Warren Buffett o la vita di un altro, di un calciatore che magari ha avuto successo, ok? Che magari è gente che lavoravano 20 ore il giorno, si alzavano presto, allora uno dice io devo alzarmi presto la mattina allora, alzarsi presto la mattina è una buona regola perché chi mi conosce sa benissimo che magari se uno si alza presto la mattina hai 2 ore di tempo in cui puoi lavorare per le tue cose, ok? Quindi hai la possibilità di essere più lucido e poter fare determinate cose che prima non potresti, che dopo non potresti fare, ma se le fai prima riesci a farle bene. Ad ogni modo, se uno prende come modello una persona, uno stile di vita di una persona, non è detto che funzioni, non è detto che funzioni per quella determinata persona lì. Magari a me lo stile di vita di un giocatore di basket dell'NBA non mi si addice, non mi si addice perché magari fare come Kobe Bryant che si allena tutti i giorni dalle 5 la mattina anche adesso che non gioca più. Onestamente, magari non mi riesce perché magari a me dopo 2 secondi sono stramazzato a terra perché non faccio attività fisica e non sono abituato. Quindi bisogna un pochino
fregarsene. Quello che bisogna fare è che quando uno se ne frega deve essere coerente con se stesso e cercare di provarci. Quindi provarci, ovviamente, quando ci sono dei segnali che magari le cose non vanno, o comunque che le cose non possono andare, perché magari uno ci prova per 10 anni, ma dopo 10 anni magari la strada non è quella. Però l'importante è imbroccarne una sola, ok? È prendere una sola via e riuscire a farla bene. Prima vi ho accennato di Steve Jobs e di Bill Gates, ma ci sarebbe anche un altro personaggio, che è quello che ha fondato, per esempio, i McDonald's, ok? Che ora non mi ricordo come si chiamano, come si chiamava lui direttamente, però McDonald's praticamente erano due fratelli che avevano formato, avevano studiato questo sistema per creare panini molto velocemente, tutto molto standardizzato, e poi avevano conosciuto un rivenditore, il quale rivenditore poi praticamente li ha un pochino fregati, perché ha visto una possibilità, un pochino, scusate il termine, è stato un po' un figlio di buona donna, che praticamente gli ha fregato questa idea e poi è diventato un miliardario. Però ha imbroccato dopo tanti anni una via ed è riuscito ad fare quello che non riusciva a fare prima. Lo stesso Bill Gates, che c'è un film che mi sembra che si intitoli, se mi ricordo bene, I pirati della Silicon Valley, dove viene romanzata la storia di Bill Gates e di Steve Jobs fino agli anni 90 sostanzialmente. Bill Gates è uno che ha avuto anche fortuna, perché anche in questo mondo si nasce anche un pochino fortunati, ok? Magari si nasce in situazioni di sfarzo economico che vi permettono di poter avere, che poi si torna sempre lì, alla fine anche l'avere magari possibilità economiche vi possono aprire possibilità che altri non possono avere. Quindi bisogna anche un pochino crearsele. Però questo non è detto, perché magari uno che nasce nello sfarzo, nasce nelle grandi possibilità economiche, non riesce poi dopo magari a farcela. Diciamo un nome a caso, per esempio Lapo Elkan, che ha una storia particolarissima alle sue spalle e sostanzialmente ha avuto anche tanti flop, ok? Però è uno che ha potuto permettersi anche di sbagliare e ha potuto comunque provare a fare tanto, tanto rispetto ad altri che magari invece non possono. Cioè io non sono la poelca che mi alzo la mattina e dico va, proviamo a fare gli occhiali e via. Cioè bisogna avere anche disponibilità. Comunque, a parte questo, Bill Gates, uno delle grandi motivi per cui Windows è molto diffuso, per cui Windows ha avuto molto successo, pur avendo una marea di bug, come magari ce l'hanno anche altri software, è che lui fece un accordo, mi sembra a fine degli anni 80, i primi anni 90, forse anche prima, dove dava il suo sistema operativo all'interno di una macchina della IBM, sulle quali lui non vendeva la royalty, ma vendeva il sistema operativo. Quindi vendevano già integrato il sistema operativo con questa macchina. Ed è stato lì il grande successo di Bill Gates, perché prima era uno con le pezze al culo, era uno che non tanto, perché comunque viene da una famiglia molto ricca economicamente, però era uno che praticamente non aveva questa grande disponibilità sua economica personale, ok? Non è che gli andassero molto bene le cose. Lo stesso Steve Jobs è uno che ha avuto un grande sistema di marketing dietro e una grande conoscenza di come poter avere il filone giusto e a beccare il filone giusto. Ora, erano anche anni diversi, però se riportiamo ad oggi sistemi come YouTube, sistemi come Facebook, sono stati i primi e hanno soppiantato, hanno distrutto tutta una serie di tipologie di altri siti. Cioè, per esempio, YouTube come competitors, uno dei suoi competitors è Vimeo. Però Vimeo è più di nicchia, YouTube è più diffuso. Quindi chi ha creato YouTube poi dopo l'ha venduto e ci ha fatto milioni, e di conseguenza hanno dato uno stile, hanno avuto la fortuna di poter andare su quel settore lì.
Facebook, se ci pensiamo bene, Facebook è un social network che molti di noi hanno, ok? Che sostanzialmente non è complicato, ok? Non è complicato a livello di teoria di quello che fa. Prima di, tra l'altro mi sono reso conto che esiste ancora, prima di YouTube, di Facebook, si utilizzava MySpace, forse i più giovani non se lo ricordano, ma MySpace era più legato al mondo della musica, o comunque uno, era un blog dove uno arrivava, scriveva e aveva il suo bloggettino, tutte le sue foto, e tra l'altro esiste ancora, mi sembra che sia più una cosa per... più quasi una rivista, è un po' slittato come tipologia di luogo. C'erano i blog, quindi c'erano i blog quelli di Google, c'erano i blog di Messenger, non Messenger di Facebook, ma Messenger MSN di Windows, quindi c'era il Live, quindi c'erano questi sistemi, però Facebook ha soppiantato tutti gli altri, ha preso la possibilità, ha imbroccato la strada giusta. Ed è diventato l'unico. Se ci fate caso anche, io ho uno smartphone e quando, per esempio, voglio fare una pausa dal lavoro, apro lo smartphone e ho due applicazioni che apro subito, se non anche tre. La mail, WhatsApp, Facebook. E in Facebook spesso ti ritrovi a leggere dei contenuti all'interno di quella piattaforma. Ok? Quindi sono, diciamo, quelle situazioni in cui bisogna sempre imbroccare la strada giusta per riuscire poi dopo a farcela nella vita. A farcela nella vita, che poi in realtà farcela nella vita è tutto relativo da quello che vogliamo fare noi, da quello che puntiamo noi, ok? Per me farcela nella vita non è costruirsi la villa con piscina o avere la Ferrari. Per me è poter dare un futuro migliore magari a mio figlio, o comunque non avere la preoccupazione di avere una sorta di sempre pensiero fisso nel dover pagare, pagare, pagare. Quindi vivere in maniera, quello che io dico, vivere in maniera tranquilla, cioè non avere l'ansia di avere l'ansia delle 100 lire. C'era una canzone di un gruppo rap che probabilmente voi non conoscete, i Lyricals degli anni 90, anche loro. Quindi. Ad ogni modo, questo gruppo ha fatto questa canzone in cui diceva appunto dello stress da 100 lire, no? Andare, la frase diceva, mi è venuta in mente, non voglio più andare al ristorante e avere lo stress delle 100 lire per dare il conto. Questo è, diciamo, un po' il mio anche obiettivo di vita, non avere lo stress, non avere, che penso sia quello di tutti, non avere la preoccupazione di dover saldare, avere l'acqua alla gola tutte le volte. Per far questo bisogna crearsi una buona struttura, crearsi ragionata con il mercato, crearsi, formarsi bene, secondo me mai smettere di imparare, cercare di investire per migliorare la propria struttura e la propria persona, avere una vita sana e soprattutto non paragonarsi e fregarsene delle persone che vi stanno intorno.